Oggi parleremo di un simpatico mammifero che ha una caratteristica molto particolare. Esso infatti emana un intenso profumo di popcorn al burro e tra poco scopriremo il perché. Stiamo parlando del binturong, comunemente chiamato gatto orsino, non perché abbia qualcosa a che fare per l'appunto con i gatti o gli orsi, bensì perché ha delle caratteristiche fisiche che ricordano molto questi ultimi due. Il suo nome scientifico è Arctictis binturong e appartiene alla famiglia dei viverridi, di cui abbiamo parlato in un precedente video. Tra i viverridi è sicuramente il più grande ed ha anche la particolarità di avere una coda prensile come le scimmie che gli permette di afferrare il cibo e insieme ai suoi artigli semi-retrattili gli consente anche di muoversi agevolmente tra i rami degli alberi e appendersi a loro. Ma torniamo al suo profumo e scopriamone di più. Gli scienziati sono arrivati alla conclusione che l'odore di popcorn provenga dalle sue urine ed è merito di una molecola, la 2-acetil-1-pirrolina, o più brevemente 2-AP. Si tratta di un composto aromatico che si forma in alcuni cibi come i popcorn, il pane o il riso dopo la loro cottura. Dopo cioè che il calore scatena una serie di reazioni a catena tra gli zuccheri e gli amminoacidi in essi contenuti. Come il 2-AP si formi nel binturong non è invece ancora del tutto chiaro, si ipotizza che venga prodotto da alcuni batteri presenti sulla sua pelliccia. Ma dove possiamo trovare il binturong? Esso è diffuso nelle foreste del sud-est asiatico. Purtroppo negli ultimi anni la sua popolazione si è di molto ridotta per via della graduale perdita del suo habitat, conseguente alla deforestazione, e per via della caccia illegale interessata alla sua carne e alla sua pelliccia. E tale riduzione è molto preoccupante. Per il suo carattere abbastanza mansueto viene spesso tenuto come animale da compagnia, ma in natura esso vive principalmente sugli alberi e lo si vede scendere molto raramente, solo ad esempio per passare da un albero all'altro o per farsi una nuotata alla ricerca di pesci. La conformazione dei suoi denti infatti gli permette di mangiare la carne, ma in realtà esso è un onnivoro e si ciba quindi anche di foglie e germogli, ma ciò che più gli piace è la frutta, come stiamo per vedere. I piccoli nascono ciechi e per 3 mesi vengono allattati, anche se già dal 45° giorno riescono a mangiare cibi solidi. Raggiungono la maturità sessuale dopo un anno e non hanno un periodo riproduttivo specifico. Solitamente le femmine danno alla luce una media di 2 piccoli l'anno, dopo circa 3 mesi di gestazione. Per quanto riguarda invece la durata della vita del binturong, si è visto che in cattività riescono a vivere fino a 22-25 anni. Per finire, anche se lo abbiamo già un po' visto, lo descriviamo brevemente dicendo che ha un manto molto folto, mentre le piante dei piedi sono prive di peli. Separatamente, corpo e coda possono avere una lunghezza rispettiva che va dai 50 ai 90 cm e un colore generalmente nerastro, mentre la testa vira al grigio. Le orecchie sono arrotondate con i margini bianchi e dietro di esse emergono lunghi ciuffi di peli neri, mentre il suo peso si aggira intorno ai 14 kg. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine e se volete conoscere nuovi animali iscrivetevi al canale. Un saluto e a presto!